La città si inizia a svuotare, tanti aretini in questo fine settimana già iniziano ad assaporare le ferie estive di contro, i turisti invece arrivano ad Arezzo e trovare un posto libero per dormire in città è sempre più arduo. Secondo un'indagine di Confesercenti Toscana realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, le strutture ricettive presenti nei diversi portali online sono quasi sold out. In questo secondo weekend di luglio il movimento più consistente si registrerà. Fra facile dirlo, verso le località costiere e nelle aree interne della collina, ma ci sarà un alto tasso di saturazione anche per le città d'arte 85%. Arezzo segnerà un dato ben più alto il 98%. Per le aree di montagna e località termali i tassi medi rilevati saranno rispettivamente del 77 e del 75%. La distribuzione del movimento turistico nelle diverse aree regionali emerge anche dai tassi medi rilevati sui singoli ambiti territoriali. Valori elevati risultano per le principali aree costiere e l'isola d'Elba. Ottime aspettative risultano anche per il Mugello, il Chianti e la Valdelsa.